Allora, se tutto va bene, questa è l'ultima live prima di quella del terzo e ultimo Dead God. Allora, cosa ci manca per il terzo Dead God, amici? Prima di tutto, arrivare a 31 daily challenge giocate in tutto. Oggi ne faremo la trentesima e nell'ultima live faremo la trentunesima, che ci sbloccherà ancora un achievement. Poi, se andiamo qua nelle statistiche, eccolo qua. Mamma mia, il 325 richiede di usare il Pandora's Box all'interno della Dark Room in modo da sbloccare il Moving Box. Poi ci manca, amici, da finire Tainted Eve, Tainted Lazarus e Tainted Bethany a Mother. Ci mancano solo tre personaggi in tutto, manca veramente veramente poco. Puntiamo ad andare veloci in questa daily challenge, vediamo quanto riusciamo ad arrivare in classifica mondiale. Shot speed up, HP down. Oh, che bello avere un solo HP ora come ora. Questa run la sto facendo per puro divertimento, per puro sfizio. Non serve che le finiamo queste daily challenge. Devo solo partecipare a 31 daily challenge in generale. E al momento questa è la trentesima in tutto. Meno male. Un po' di tears up e un HP up. Nice, nice, nice. Compound Fracture, un altro bell'oggetto, cacchio. Ok, ok, ok. No, 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 no. Non osare spawnare teste o cose. Dai che muori ora, dai che muori ora. Non curarti, ottimo. Fatto col diavolo, lo lascio lì. Questo è un range up, un cuoricino nero. Potrei anche voi darlo, sapete questo? Magari mi dà un po' di danno il void. Danno e velocità. Perfetto. Ok, bomba, meno male. Io direi di sì. Reg Mega, abbiamo appena affrontato tuo figlio, quindi non spawnare tanti amichetti, non darci troppo fastidio, per favore. Dai che sto tenendo le tue palle a distanza, a debita distanza. Ok, meno male. Next. Vaffanculo, vaffanculo. No, 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 non doveva succedere ciò. Fuck, adesso non ho il void carico. Dimmi che c'è una batteria nel negozio. Allora, questo lo assorbiamo ovviamente. Ora ci ricarichiamo il void, appunto, in caso che ci serva nel patto con l'angelo. Meno male che avevo abbastanza soldi per prendere anche la bomba. Ciao, Ilenia. Mi hai fatto distrarre, Ilenia. Mi hai fatto distrarre, ho preso un danno. Ora non trovo il patto con l'angelo. Grazie, Ilenia, sei una bravissima persona. Ottimo. Vaffanculo, ho perso di nuovo il patto. Ora speedrun. Dovrei andare più veloce potenzialmente, ma siamo a 10 minuti al Necropolis 1. Stiamo andando ad una buona pace, forse, in realtà. Quello potrei anche voi darlo, se non c'è niente di buono qua. E sapete cosa? Sapete cosa? Che io ci muoio contro di questo. Altro che cosa? Che io contro di questo ci muoio. Muori un po', per favore. No! Ok, meno male. Più danno, più fire rate, dai. Posso dire che comunque ne valsa la pena. Next. Mi sono preso Firemind per andare veloce. È un po' un rischio, ma chi non rischia non roschia. Come si dice, no? Negozio. Faccio il boss. No, perché dopo non posso uscire. Fambrodo, tecnologia, me lo piglio. Ok, la mamma che stompa. Basta stare attento. Dai che facciamo mamma in 13 minuti. Sto per morire, sapete? Sapete che probabilmente la daily run la perdiamo così. Manca un cuore. Ok, meno male, è morta. Questo faccio così, così mi curo. Non ho usato il void, lo so, e un altro cuore dell'anima. Go, 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 go. Mr. Fred, da distanza, qua lo posso affrontare con calma e come si deve. Mi fa molto piacere questa cosa. Patto? Mi compare un patto? Lì c'è la Tinterock, ma non ho bombe. Nessun patto, fenomenale. Ma dai, nessun patto col 70%, io non ci credo. E se tutto va bene, ragazzi, possiamo già affrontare il cuore. Se card reading fa il buono o non fa il buono. Corriamo a finire questa daily run. Vediamo dopo quanto siamo arrivati a livello di punteggio in tutto il mondo. Ok, questi mi fanno un po' paura. Aiuto, 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 aiuto. No, fa, piano, piano, piano. Siamo già al boss? Che andiamo subito da lui? Così, YOLO? YOLO! Ragazzi, il cuore a 16 minuti. Vai, 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 vai. Tutti i nemici che spawnano li facciamo fuori perché abbiamo il piercing grazie al technology. Dai, muori! La tanco! Nice! Dammi il trofeo! Quanto siamo arrivati? 224esimi al mondo di tempo. Niente male. Niente male. Ma adesso abbiamo finito la trentesima su trentunesima daily challenge a cui dobbiamo partecipare. E la prossima ci porta a un obiettivo in meno per il terzo Dead God. E ora, amici, si parte con gli effettivi progressi. Io andrei, sinceramente, con Eve, cercando prima il Pandora's Box, quindi mettendoci un po', probabilmente, a fare tutto quanto. Quindi andiamo con Eve e cerchiamo il Pandora's Box. Ci staremo un po', qua, amici, perché dovremmo cercare in ogni negozio, purtroppo è così, finché non troviamo... senza morire, anche. Finché non troviamo Pandora's Box. Eccolo qua, il negozio fin da subito. La bomba c'è, il Pandora's Box non c'è. Restart. Questa, l'ho detto prima, potenzialmente potrebbe seriamente essere l'ultima live prima del terzo Dead God. Vediamo un po'. Member card. No. Forza.
Ah! Forza! Ah! Amici, guardiamo il quinto. Il quinto ci sarà? No, vero? Figuriamoci. Questo è il sesto. Anzi, ci mutiamo qua e attacchiamo un po' di musichetta perché ora c'è il restarting compulsivo. Gli oggetti della Red Chest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Solo 16 oggetti rispetto ai tipo i 150 passi del negozio. Quindi è più facile. Oh, sì, eccolo qua, ok. Ora dobbiamo non morire. Per favore, gioco un cuore. Contente Deep, dobbiamo comunque finire Satana e The Lamb. E la Pandora's Box dobbiamo portarla fino alla Dark Room, fino al piano di The Lamb. Quindi è perfetto. Mettiamo la musica del gioco, ora ci si concentra, ragazzi. Buoni oggetti mi servono per iniziare, eh. Dai, è un amichetto che spara lacrime con me. Fammi una roba, con questa bomba esplodiamo lì, che ci dà la cesta, vediamo cosa c'è qua dentro. Oh, lei carica 4 volte perché la cacchina è rossa, ok. Concentrazione, ragazzi, dai che si fa! Ah! Ma l'ho anche detto che carica 4 volte. Non ci credo. Basta. Finiamoci comunque sta bastarda e sì, resettiamo finché non troviamo un buon oggetto all'inizio, non mi frega nulla. Un buon inizio, sì, mi piace, mi gusta la mangusta. Per ora teniamoci il Belial. Mi mancava giocare una partita normale, devo essere sincero. Dopo tutto quel tenere premuto R. Vediamo un po'. Triple shot. Però il triple shot con i ciruzzi secondo me può essere una roba buona. Vediamo un po'. Mom's Lipstick. Contro i Gurglings ho talmente danni ciruzzi che dovrei tipo one shotarne uno. Con i ciruzzi e tutti questi triple shot ne facciamo di danni. Un po' di danno a proposito ce l'ho io. Il patto col diavolo si salta come la peste. Andiamo, andiamo, andiamo ragazzi, su. Oh mio Dio ragazzi, il tractor beam è fenomenale col triple shot. Da urlo. Mai da stacce. Ce lo pigliamo e trasformiamo tutte ste amichette in oro. E l'oro ci serve sia per potenzialmente il Pandora's Box ovviamente, che anche per quel fottuto tractor beam che io ora esigo avere. Bravissimo. Bambino. No. Ma vaffanculo. Poretto, l'abbiamo massacrato. La super bandage. E direi che gli Eucaris per trovare sempre patti angelici va più che bene. Possiamo andare. Sono contento. Di questo piano sono sinceramente contento. Voodoo Head. Ottimo. Corso migliorate vuol dire tendenzialmente più ceste rosse. Quindi più possibilità di Pandora's Box. Pandora's Box. E... Ragazzi, il Maggie's Bow, un HP up e ogni cuore ci cura del doppio rispetto alla nostra vita. Ragazzi, stiamo trovando cose molto buone con questo personaggio. Blast Run, abbastanza. Desert, un altro HP up, non si butta via. E con la solo Vysak possiamo affrontare entrambi i broschetti qua. E dopo alternare anche entrambe le chiavi angeliche. Tanto a noi non servono le chiavi angeliche, ragazzi. Una e due. E ora solo Vysak. Sono anche Serafino che posso anche volare ora. Lì, come ben vedete, abbiamo anche un'altra libreria. Book of the Dead. Eh beh, sapete che però quello là non mi serve più. Perché tanto lo usavo principalmente... Oh, shit. Giochiamo safe oppure no? Ma sì, dai, no, no. Always gamble. Ma sì, raga. Andiamo nelle Cursum, va là. Pandora's Box. Sure. Un'altra curse room con altre ceste rosse, vero? Siccome abbiamo la Voodoo Head. No! Niente Pandora's Box. Mi prenderò però entrambi, sia il Mystery Gift che lo Spider Mod. Il Mystery Gift lo uso ovviamente al patto angelico. Non vedo perché no. Potrei usarlo anche qua dentro, eh. Steam Sale. Ottimo. Vieni qua, bel patto. Andiamo però. Piano di mamma ora. Potrei anche pensare di andare a Hush per cercare Pandora's Box, ve lo giuro. Conehead. Sapete che andare a Hush mi ispira molto come cosa? Isaac. Lo decimiamo, Hush, tanto. Ovviamente il Path of Pain, un po' più di danno. Salvation. Ora non si potrà più trovare Pandora's Box, purtroppo. No, non è vero. Si può, ma è più difficile. Pandora's Box, per favore! Forza! Io, chiamatemi pazzo, ma starò un po' qua fino ad arrivare a mezzo cuore per entrare nella
challenge room e vedere cosa ci offre. Dobbiamo sfruttare tutto di questa partita, ragazzi, il più possibile. Ci serve quella Pandora's Box. Range damage up, sure. Pandora's Box, no. No, no, non poteva comunque spawnare. Namo. Addio. Fatto con l'angelo. Trisaigon, oh mio Dio, Trisaigon. Holy fuck, Trisaigon, ragazzi. E andiamo a Hush per sperare ancora, non dico l'ultima possibilità, ma quasi, di trovare Pandora's Box. Sì! Sì! Marked potrebbe essere buono, però ho paura di lui. Ma cosa mi state dicendo? Ok, mi tolgo la barra spaziatrice dalla tastiera. Letteralmente ora non posso premere spazio. Così non si rischia. E ora affrontiamo Hush. Ok. Vieni qua, Lurido, perché la partita non è ancora finita. Dobbiamo arrivare comunque a Satan e poi The Lamb. Con calma scendiamo. Concentrazione. Andiamo. Andiamo che Satan non ha speranze. E amici, dopo aver sconfitto Satana possiamo entrare nella Dark Room. Per l'amor di Dio, non andiamo nel Void. E qua, prima anche solo di fare qualsiasi cosa, possiamo usare... Non avevo la barra spaziatrice sulla tastiera perché l'avevo tolta. Possiamo usare... il Pandora's Box per sbloccare il Moving Box! Yeah! Andiamo a The Lamb e facciamola finita. Che benessere, vi giuro, che benessere, che soddisfazione. Vieni qua, The Lamb, dividiti in due... E muori, lurido bastardo. No, è morto il The Lost. È morto il cosino. Ora sono triste. Però almeno abbiamo finito anche Tentative. Yes. Ci manca veramente poco così. E lo finiremo in un'ultima diretta.